Signore, ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Che questa giornata sia una giornata in cui operiamo il bene, illuminati dalla parola del Signore. Sempre dal capitolo Luca, di 11 di Luca, ai versetti 42 e 46. In quel tempo il Signore disse: Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Vai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Gesù, questa è la situazione in cui vengono pronunciate queste parole. È un ospite indesiderato, è stato chiamato a un pranzo, ma ha iniziato il pranzo rifiutando di fare le abluzioni, cioè lavarsi le mani, seguendo il rito della purificazione. Poi, quando tutti erano stupiti per questa sua azione, si è seduto a tavola e ha cominciato a rivolgere parole di accusa a chi l'ha invitato. E anche a tutti i suoi amici farisei. Proviamo a immaginare la scena. Gesù a tavola, che parla in maniera così dura a chi l'ha invitato, ai suoi amici lì presenti in contesto di pranzo. Per tre volte Gesù ripete una parola molto pesante nei riguardi degli commensali. Guai, guai, guai. Quando Gesù dice guai, non esprime il desiderio di augurare male, ma questo guai è una esortazione forte, decisa, perché cambiando il modo di agire si eviti di cadere nelle triste conseguenze del peccato. Dicendo guai, Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori a non cadere nelle conseguenze del loro sbagliato comportamento. Quali sono i motivi per cui Gesù dice guai? Il primo è questo: Gesù accusa i farisei non di disobbedire ai comandamenti. Sappiamo che i farisei, il gruppo dei farisei, era formato da persone che avevano la volontà decisa di osservare i comandamenti, tutti i più piccoli comandamenti, ma Gesù li accusa di osservarli male. È molto importante, si può osservare un comandamento, una legge di Dio, ma in maniera sbagliata. Per esempio, c'è la legge della decima. Si doveva prelevare una decima parte da tutte le erbe, le piante che uno consumava o che produceva. La legge della decima è una legge forte perché prevedeva anche prelevare una decima parte dei tuoi soldi. Quindi era faticosa e Gesù dice: Voi farisei la osservate anche prendendo la decima dalle più piccole erbe. Qui si nomina la menta, la ruta. Qualcuno specialista è andato a leggere, si dice che probabilmente nei comandamenti, nel modo di interpretare i comandamenti, i farisei dicevano che invece di queste erbe così piccole non era necessario prendere la decima, ma loro erano più attenti. Bene, dice, voi fate tutto questo ed ecco la sorpresa. Ma poi non amate la gente, trascurate l'amore verso le persone che incontrate, soprattutto verso i poveri. In un'altra occasione dice: approfittate del vostro prestigio per prendere i beni delle vedove, per esempio. E dunque, da una parte sì, siete obbedienti alle leggi, ma non siete capaci di amare veramente, soprattutto le persone più deboli. Per esempio, io prete posso osservare tutte le regole che mi sono date, stare attento alla liturgia, essere obbediente
alla preghiera della liturgia delle ore, ma poi, avendo obbedito a tutte queste cose, a tutte queste leggi, non amare veramente le persone che incontro, il prossimo che il Signore mi dona. E allora a che serve quella obbedienza? E se mi manca l'amore, perché osservo la legge di Dio? E quindi Gesù mostra con un secondo guai quale potrebbe essere la ragione per cui io osservo le leggi. Ecco il secondo guai. Posso agire bene, almeno esteriormente, per farmi vedere, per avere il primo posto in chiesa, per farmi salutare dalla gente. Cercate il primo posto nella sinagoga, essere salutati nelle piazze, cioè il farsi vedere, il bene fatto per essere visto e lodato. E poi Gesù aggiunge un terzo guai. Facendo così, cioè agendo anche con azioni buone, ma senza avere in me l'amore verso la persona, sono come un sepolcro che non si vede, ci si passa sopra. In maniera inavvertita. Che cosa significa con questa immagine? Che io, chiamato essere luogo e persona che testimonia la santità, non avendo in me l'amore, invece di aiutare le persone che mi avvicinano pensando di incontrare un ministro di Dio, incontrano invece qualcosa che li rende più cattivi, meno vicini al Signore, come è reso impuro, secondo la mentalità ebraica, uno che cammina sopra un sepolcro. Sono parole pesanti che Gesù dice. Infatti, a quel punto, una persona seduta lì a tavola interrompe Gesù. È un dottore della legge, cioè un maestro, che conosce bene la Bibbia e i comandamenti, e che si è arrabbiato e stanco di ascoltare Gesù. Gesù, ci offendi? Così gli dice. Gesù offende, cioè Gesù provoca. Ma la reazione di Gesù non è timida, è continua. Muove una nuova accusa. E gli dice, tu sei un maestro, era infatti un dottore della legge quello che aveva parlato. Ebbene, quando presenti i comandamenti di Dio, tu li presenti, ecco l'accusa, come pesi insopportabile. Attenzione che a questo punto noi potremmo dire, allora preferiamo i maestri, gli insegnanti, i catechisti che dicono tutto va bene, che non presentano più i comandamenti di Dio. I comandamenti allora sono insopportabili, è meglio non presentarli. No, quando è che i comandamenti sono presentati in maniera insopportabile? Gesù lo mostra in maniera molto chiara. Quando chi li insegna non è per primo impegnato a viverli, non li toccate con un dito questi pesi che date agli altri. Pensiamo a Gesù. Gesù è un maestro che ha insegnato parole e comandamenti che alle volte sembrano veramente pesanti. Quando ci dice che va amato sopra ogni cosa, sopra il padre, la madre, quando ci dice prendete la croce, uno potrebbe dire, ma Gesù ci insegni cose insopportabili, ma perché gli insegnamenti di Gesù non sono insopportabili? Perché ha detto non fate questo, ma prima di tutto ha detto seguitemi. Gesù non lascia un comandamento, ma dice prendete il mio giogo, insieme con me. Portate le cose che io vi dico. Così voi troverete riposo. Camminare con il Signore nei Suoi comandamenti insieme con Lui porta riposo nell'anima, perché non si è soli. Ai discepoli, infatti, non ha detto comportatevi così e così, ma ha detto seguitemi, camminate dietro a me. Io, prete, i genitori, abbiamo in Gesù un esempio. Certo, siamo chiamati a insegnare, ma non dobbiamo proporre nessun comandamento che prima non viviamo noi. E ogni comandamento va vissuto insieme con Gesù.